La guardavi come se sentissi che sarebbe scomparsa se avessi smesso di guardarla. Come Orfeo, sai, il mito di Orfeo. Lui non doveva guardarla, altrimenti lei sarebbe scomparsa per sempre. Ecco, per voi era il contrario. E mi sembrava di essere un banchetto. Un banchetto bellissimo, pieno di gente, allegra, divertente, di amici. E a un certo punto non so come spiegarmi. Mi sono sentita felice, importante, mi piaceva stare lì. Mi ha tirato su di morale. Poi, ad una fermata, ho incontrato te. Le cose si mettono maluccio, cosa intende fare? Chiedo una coppia. Una coppia? Non esistono ancora? Il signore chiede una coppia? Che eroe, che cuore infami! Tacito! Meno male che ci sei tu, che hai una buona memoria. A cosa serve la mia? Ci sei tu. Oh! Che strano! Abbiamo la stessa lavatrice. Ero sicuro che ci fosse qualcuno dietro di me. Ne ero sicuro, anche se non riuscivo a distinguere bene il rumore dei suoi passi, perché i miei rimbombavano là sotto. L'eco dei miei passi si sovrapponeva ai passi della persona che mi seguiva e non riuscivo a distinguere. Eravamo così ciucchi che accendevamo le sigarette con l'alito. E quella biondina, come cazzo si chiamava? Quella biondina veniva un po' con me e un po' con te. Ce la passavamo, ricordi? Ti fa sentire bene, vero? Ti fa sentire come dovresti essere. È un giocatore. Gli occhi di cui parli, lui li può comandare. Loro sono in grado di comandarli, quegli occhi. Altrimenti sono fregati. Altrimenti l'avversario può capire che carte hanno in mano guardando quegli occhi. Loro li possono comandare. Sono migliori di tanti attori a cui non credi. Ma loro sì che ci credi se sono bravi. Benvenuto all'inferno, Orfeo.